me tell you about my life. Let me tell you about my dreams. Let me tell you about the things that happen, always real to me. Let me tell you of my hope, of my need to reach the sky. Let me take you on a journey, let me tell you why. Let me tell you why.
Gara dura? Durissima, sì, un bel cross country puro, sì. Divertente, un po' bagnato, quindi un po' da guidare, da saper tenere la bicicletta. Comunque veramente bello, complimenti. Donna classificata. È stata dura. Come è stata? Molto dura, peccato, speravo di riuscire ad arrivare prima, ma pazienza, sarà per il prossimo anno. E come ha trovato il percorso? Bellissimo, stupendo, primo giro, peccato perché eravamo in tanti, poi ci hanno fatto partire per ultime, quindi non è stato congeniale. Però sì, dai, alla fine è tutto bene. L'importante era non cadere, quindi. Percorso ottimo? Ottimo, ottimo. Peccato per il temporale di ieri sera che ha fatto diventare un po' tutto sviscido, soprattutto sulle radici. Però va bene, dai. Non siamo caduti, va tutto bene. Finisce qua. Sono stata contenta. Un po' troppo corto, per me avrei preferito tre giri. Inizia a carburare dopo un po', però molto tecnico, molto bello comunque il percorso. Un po' alla partenza tutti insieme è stato impegnativo, il primo giro eravamo tutti fitti anche in discesa, tutti a piedi e purtroppo abbiamo perso, però era così per tutti, d'altra parte comunque divertente. Cavani Barbara, numero 410, bravo, bene. Stava già cavando il classico.
Giovanni. Bravo, il 507, stop. Fermi tutti. Ciao, sono Emanuele Bucci del team Bike Valconca di Mercatino Conca, piccolo paesino in provincia di Pesaro Urbino. La gara è stata dura, ieri siamo venuti a provarla in ricognizione al mattino e avevamo visto che era molto duro, però nello stesso tempo era molto bello, molto divertente, tecnico, solo che i tre giri si sarebbero fatti sentire e in effetti è stata così. È stata, diciamo, una gara d'esclusione perché siamo partiti forte. Io ho cercato un po' di controllare da dietro e dal secondo giro in poi ho cominciato a riprenderle uno dopo l'altro finché ho ripreso i primi due al secondo giro che l'abbiamo fatto insieme e sull'ultima salita dell'ultimo giro ci siamo distanziati fino che io ho preso un bel vantaggio e sono arrivato fino alla fine senza rischiare troppo in discesa perché e alla fine la stanchezza comunque si era fatta sentire. Comunque bene, un bel percorso, un bel campionato per la seconda volta di fila e niente, grazie a tutti, ciao. Grandi. Arrivi 218, dovrebbe essere terzo Lettorelli. Erika numero 7, ecco qua. La gara è stata bellissima, però molto dura. Ho dovuto cercare di gestirmi con l'energia, sennò rischiavo di prendere i crampi. Però complimenti all'organizzazione, bellissimo. Nome, cognome, squadra? Mattia Capece, KTM Forti Liberi, Forlì. Questa salita, lì ci sono le note delle scuole, poi qui da mezzo. Bravo! Il percorso bellissimo, avversari fortissimi e siamo divertiti. È stata veramente dura. Veramente dura, però bellissima. Grande, grande. Ciao ragazzi, sono Bellini Ivan, vengo da Imola, la squadra è Young Line Bike Innovation, percorso tecnico, nervoso, da spingere, bellissimo però, tutto all'ombra, è tosto veramente. Del risultato siamo tutti abbastanza contenti, un complimento a tutti gli organizzatori che hanno fatto un bellissimo lavoro. Nonostante ieri sera abbia piovuto, il terreno ha tenuto benissimo, è stato veramente bello, divertente. Un saluto unico. Saluto a Imola, Bike Innovation. Marchini Gabriele, sono dell'US Pavullese e la gara è stata molto bella, i luoghi sono fantastici secondo me, la giornata per il momento è ottima, la pioggia di ieri sera ha, diciamo, reso tutto un pochino più bello e anche un po' più divertente perché comunque ci sono tanti, tanti tratti tecnici, perciò per quanto riguarda la mia gara, potevo fare meglio, potevo fare peggio, ma comunque l'importante è divertirsi sempre. Poi complimenti all'organizzazione, sono stati fantastici, impeccabili e ciao a tutti.
Bene, no, diciamo che è andato tutto bene, non è successo niente di particolare, c'era una buona partecipazione perché c'erano più di 200 concorrenti. Il percorso a giudizio di tutti quanti i ragazzi è stato molto apprezzato, quindi spettacolare, molto tecnico, mountain bike diciamo di quelle di una volta, quindi molti single track, il territorio si prestava benissimo. C'era una partecipazione tra l'altro molto di livello molto importante, perché quelli che hanno vinto hanno impiegato un tempo sul giro di poco più di 35 minuti e quindi sono andati veramente molto forte. L'organizzazione direi perfetta, nel senso che c'erano più di 50 persone sul percorso e non ci sono stati problemi di sorta, per cui siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo fatto.